Special Olympics è un movimento a livello mondiale, nasce in America dalla famiglia Kennedy, chiaramente è presente ormai da più di 30 anni e in Italia chiaramente ha preso piedi ormai a livello nazionale. Noi che siamo in Lombardia che facciamo eventi sportivi utilizzando lo sport come mezzo per motore per l'inclusione della persona con disabilità intellettiva. I nostri atleti vivono per 2 giorni, soprattutto fuori di casa, insieme agli altri, condividendo chiaramente quello che è lo spirito di stare assieme, di unirsi e di gareggiare, lo spirito chiaramente agonistico, tra virgolette, anche se non è un agonismo spinto, però è molto importante essere presente e partecipare. C'è molta strada ancora da fare, ma che non deve far paura. Il disabile intellettivo è una persona e come tale sa fare, sta mettersi in gioco. Lo sport è un mezzo che gli permette di dimostrare le proprie capacità. Questa è una manifestazione che testimonia la grande capacità di accoglienza di questa città, la grande disponibilità ad accogliere un evento che rende onore alla città. La testimonianza che riceviamo dalla capacità di questi ragazzi e di queste ragazze di mettersi in gioco in una competizione è un motivo di entusiasmo per tutti noi. Sono stati capaci di integrare centinaia e centinaia di studenti delle nostre scuole elementari, medie e superiori, dove hanno, in questi 2 giorni che sono stati sul territorio asolano, hanno fatto attività sportive insieme. Questo credo che per i giovani del mio territorio sia un dato molto importante e lo hanno evidenziato loro stessi come lo sport possa unire vari popoli, unisce anche persone diverse tra di loro. E vi posso dire che anche la mia amministrazione ha partecipato con una squadra di calcetto alle attività e si sono fatti veramente coinvolgere in un tifo importante mentre stavano giocando gli amministratori del mio comune. Ecco. Questo pertanto per dire come lo sport veramente accomuna e fa stare insieme molte persone.